Allora ragazzi, in conclusione di questa emissione radiofonica torniamo con un personaggio che a mio parere comunque è straordinario. Ilaria Borgonovo, 26 anni, single, il padre è parente di Borgonovo della verità. Qui siamo al punto, ancora non è stata rivelata questa cosa, non credo sia parente, ma io ribadisco che qualche contatto ci deve essere. 26 anni, single, il padre grande ascoltatore della Zanzara, si laureerà tra poco in giurisprudenza. Le do la buonasera come al solito. Ilaria, buonasera. Ciao a tutti, buonasera. Eccoci qui. Frequentatrice, buonasera, imprenditrice di se stessa, frequentatrice di OnlyFans, cioè studia giurisprudenza, si laureerà in giurisprudenza e però ha inventato un suo sito su OnlyFans, foto soprattutto soft, però in privato la si può contattare per qualcosa di speciale. Ci ha informato di questa nuova tendenza l'altra volta del dick rating praticamente, giusto Ilaria? Sì, esatto. Che continua, mi sembra, anche con testimonianze degli ascoltatori che ti mandano continuamente i loro piselli e tu li giudichi. Esattamente. Io ho impressione, cara Ilaria Borgonovo, tuo padre non è Francesco Borgonovo, no, giusto? No, non è Francesco, non c'è nessuna parentela, sei sicura che non c'è quello che Parenzo è molto interessato a questa cosa qua. No, io chiedo che magari io con no. No, magari nessuno. Il padre è un cugino lontano della verità. No, no, no. Lei, non lo so. Lei legge la verità come giornale, signora Borgonovo? No, non legge nemmeno la verità. No. Molto bene. No. Scusi un attimo, allora continua la volontà delle persone di farsi umiliare con il dick rating godendoci pure o no? Continua questa tendenza oppure? Sì, ha voglia. Anzi, adesso che arriva l'estate, non so perché, ma va sempre di più. Questo è molto interessante, caro David. La signora Ilaria Borgonovo ci informa che una delle tendenze nel mondo dell'OnlyFans di quest'estate è mandare continuamente piselli per essere giudicati. Quelli che li hanno piccoli mandano lo stesso e si fanno umiliare, godono delle sue parole feroci che lei... Sì. O no? Esattamente, anzi, sono proprio quelli che ce l'hanno più piccola a mandarli di più. Lo vedi? Quella benissimo, gente, la gente si vuole fare umiliare. A me la cosa più interessante di questi racconti delle persone che vendono la loro professionalità e il corpo anche su OnlyFans è in realtà il rapporto che instaurano con i loro schiavi o con i loro sottoposti o con i loro schiavi, semplicemente con i loro clientes. Da questo punto di vista c'è qualche altra novità, diciamo, che viene da quel mondo, qualche richiesta particolare che ti fanno? Io sono molto curioso di queste cose. Allora, ci sono state tante richieste, quelle più gettonate adesso riguardano le mutande. Cioè? E quindi adesso va tanto di moda il fatto di video, sì, dove ti chiedono appunto delle mutande sporche, di indossare queste mutande sporche, sì, e quindi usarle nel quotidiano e poi dopo inviargliele, spedirgliele. Sì, e quanto costa anche spedire una tua mutanda sporca indossata durante una giornata, dunque piena di sudore, di umori, eccetera, eccetera? Quanto potrebbe costare? Io me lo chiedo sui 100-150. 100-150. Mi sembra giusto. Mi sembra tu però capisci. Giusto. Quello che uno paga quando va a mangiare del buon pesce in un grande ristorante mi sembra un'ottima cosa. 100-150, tu capisci che però un'operazione di questo tipo, io che capisco che il mondo sta andando verso la follia. Io ma non è la follia, ma è la follia, è il mercato, è il se mercato. Poi i sovranisti alle elezioni, ma non c'entrano niente i sovranisti, incredibile. Scusami, c'è qualcuno che ha voluto più paia di mutande? Cioè non solo... sì, ce n'è stato uno che voleva proprio un video mentre io andavo nel cesto da biancheria sporca, prendevo 5-6 paia di mutande ovviamente usate nei vari giorni, glieli facessi vedere nel video, quindi facessi vedere bene come erano sporche e poi le inviavo. Sì, 5 paia di mutande. Quanto costa inviare 5 paia di mutande, cioè acquisire queste 5 paia di mutande sporche? Allora, io solitamente chiedo 100 a paio, ma ovviamente essendo 5 con lo sconto, 300, si fa lo sconticino, caro Davide. 300 esatto, per avere 5 paia di mutande. Mi pare una buona idea. Altre situazioni di intimo che tu riesci a spedire? Perché dobbiamo capire come funziona il mercato. Questo è l'obiettivo di questa trasmissione. Altre cose spedite? Allora, ho spedito, no, beh, per soprattutto mutande, mettiamola così. Soprattutto inviato, mutande. Soprattutto mutande. Senti, invece c'è qualcuno che vuole essere, come dire, guidato nella tortura, cioè, nel senso, qualcuno che ti chiede come mi torturo? Sì, c'è stato uno in particolare che durante una chat erotica mi ha chiesto proprio di ordinargli come torturare il pene. Ah, come torturare il proprio uccello. Cioè, esatto. E tu che cosa gli dicevi? Picchia qua, picchia là, cosa gli dicevi? Esatto, gli dicevo di pestarlo col mattarello oppure di chiuderselo dentro la porta, addirittura con la vaschetta del gelato. Quanto costa, diciamo, le istruzioni per l'uso su come farsi torturare? No, questo è economico perché è divertente per me, quindi 30 euro. Ah, 30 euro, cioè con 30 euro tu ti autotorturi sotto la tua direzione, questo è il punto. Esatto, e tu puoi dire quello che vuoi o ci sono dei limiti?
Allora, solitamente non me ne danno dei limiti, quindi cioè, diciamo tu dici, che fino adesso nessuno. Mettiti l'uccello in mezzo alla porta e sbatti, così dici, no, ma non è possibile. Sì, esatto, dai, e loro ovviamente mi mandano un video di prova. Ah, mamma mia, mamma mia. Italia!